internalizzati da un del gruppo del crocato si finiscono le compravendite realizzate attraverso il nostro gruppo e la base dati è costituita da circa 90.000 dati. Possiamo dire che il 2013 è stato uno degli anni peggiori insieme al 2012. I prezzi sono diminuiti, dal 2007 abbiamo avuto una perdita del valore degli immobili intorno al 30%, ma questo sta determinando anche una voglia di comprare casa. Parlo di voglia, perché poi tra il voler comprare casa e il comprarla effettivamente passa, c'è qualcosa che deve essere ancora forse migliorato. Questi primi mesi del 2014 stanno confermando alcune tendenze positive che alla fine del 2013 si erano intraviste. E se nel 2013 si parlava di volontà, adesso sembrerebbe che fosse un passo in più è stato fatto, così come sembra che anche gli istituti di credito stiano cominciando a di nuovo a erogare il mutuo. C'è anche un dato di CRIF che parla anche di un aumento di domande di mutuo, e anche la Banca d'Italia ha confermato che nei primi mesi del 2014 c'è stato un aumento delle erogazioni. In particolare vi premevo sottolineare questo aumento di domanda di richiesta di mutuo, perché è un segnale che la gente forse sta riprendendo un po' di fiducia, prova a comprare casa, prima ci si autocensurava, adesso ci si lancia un po' di più. Dicevo quindi i prezzi in diminuzione, il 2013 ha visto prezzi in calo, meno andare avanti per poco vedere. I dati erano 8,9, meno 10, meno 9, 2,4 a seconda delle diverse realtà. C'è da dire che le grandi città sostanzialmente stanno andando meglio, c'è cioè una tenuta, un'ottenuta rispetto alle realtà più piccole, dove, e quindi la tengo a sottolinearlo anche ascoltando in questi giorni, facendo la relazione che andremo poi a pubblicare più avanti, c'è un problema legato al mantenimento del posto di lavoro. Il problema occupazionale sul mercato immobiliare, soprattutto al centro-sud, si sta sentendo in maniera fortissima. Ci sono realtà in cui molte aziende locali che danno lavoro alle persone del posto stanno chiudendo e di conseguenza anche il mercato degli immobili sta andando giù. Questo è il dato che fa vedere quello che diceva prima sull'andamento delle compravendite, siamo più della metà delle compravendite rispetto al picco che avevamo nel 2006, quindi un mercato fortemente in vista. Mi dicevano di dare anche alcune informazioni, ecco, queste sono, faccio vedere velocemente l'andamento dei prezzi nelle grandi città, alcune città sono andate meglio, altre un po' peggio, Milano è una di quelle che nel biennio ha perso meno, e Milano è anche la città in cui tanto ci si aspetta da Expo e si spera che con tutto il miglioramento delle infrastrutture ci sono altri elementi che agisce sicuramente sul mercato immobiliare, abbiamo un sottolineo quando c'erano stati gli eventi invernali, speriamo di vederlo anche su Milano con le nuove linee della metropolitana, si è visto quando sono fatti gli interventi di questo tipo e poi alla fine si concludono e funzionano, il mercato immobiliare risponde sempre in maniera molto positiva. Ho omesso di dire una cosa, il mercato degli affitti, perché in questo momento di mercato chi non ha comprato per forza di cose non può entrare sul mercato degli affitti. Il mercato degli affitti ha visto una domanda in forte aumento, cioè, soprattutto da parte di quelle categorie che hanno difficoltà ad accedere al credito, parlo dei monoreddito, cioè degli immigrati, di chi ha contratti a termine, comunque non riescono ad ottenere un mutuo tra virgolette. Quello che abbiamo notato in questi ultimi mesi è che sta funzionando il contratto a canone concordato, che abbiamo visto in alcune città sta funzionando veramente molto bene, ovviamente Bologna, ovviamente Genova, Torino, tra queste, quindi uno strumento che soprattutto laddove si è visto che i canoni sul mercato libero si stanno scendendo, perché sono diminuiti i canoni, nonostante l'aumento della domanda, perché i proprietari hanno capito che i canoni toccati hanno semplificato inquilini morosi, il contratto concordato sta funzionando, anche la vincola cedolare secca. Stanno aderendo, questa novità della vincola del 10% è concordato, è una cosa insomma, positiva in questo momento che ci fa sperare anche per il mercato delle locazioni. Vi avevo detto di dare due dati sul mercato della seconda casa, anche questo è in forte sofferenza perché sono gli investitori che stanno anche soffrendo. Mi accordo con quello che diceva prima il professor Borghi, l'incertezza. Una delle cose che sento dire agli affiliati quando entrano da noi i potenziali acquirenti vuole incertezza. Se non sanno qual è la liquidità che devono pagare, c'è incertezza, anche se possono comprare casa, hanno le potenzialità per comprare, sono frenati. Quindi un quadro di incertezza sarebbe sicuramente ideale per potersi muovere e dare un po' di slancio. Il mercato della seconda casa aveva i prezzi ancora in calo, segnalo una cosa che non abbiamo neanche comunicato alla stampa, come dico in anteprima, che in alcune località turistiche c'è un ritorno di investitori stranieri. Tedeschi e inglesi stanno tornando a comprare, come fino a 2-3 anni fa non si vedevano in maniera così
eclatante. Quindi concludo dicendo che noi aspettiamo ancora prezzi in ribasso. Il mercato quest'anno vede ancora prezzi in diminuzione, anche perché c'è tanta offerta sul mercato, chi vuole vendere deve necessariamente ribassarsi se non vuole che i tempi di vendita sono ancora più lunghi di quelli che già ci sono, che sono intorno ai 6-7 mesi. L'andamento dell'economia e della... 6-7 mesi? Sì, cioè il tempo medio da quando uno mette la propria casa in affitto all'eventuale successo della transazione, usato apposta la parola eventuale, sono 6-7 mesi. La vendita, della vendita è della vendita. La vendita 9 mesi, un fatto. Che è una... 9 mesi per vendere. Le dico che è un valore medio, in alcuni casi da arrivare a 12 mesi. Devo che picchi massimo da un anno per vendere. Ed ovviamente il prezzo fa così, no? E certo. Deve fare il punto perché non si abbassano. Diciamo l'andamento dell'economia e dell'occupazione sarà un fattore critico, perché al di là di quello che diciamo prima, avere la certezza di mantenimento del proprio posto di lavoro, un fattore positivo, se c'è fiducia il mercato privato. Ulteriore ribasso di prezzi potrebbe portare a un'ulteriore discussione da parte di coloro che in questo momento sono stati un po' alla finestra a guardare il mercato. Ho chiuso, spero di essere stato veloce. Grazie.